il romanzo dal naturalismo francese a quella che poi sarà l'esperienza italiana. Noi eravamo rimasti fermi, per quanto riguarda il romanzo, per quanto riguarda la produzione in prosa, ai Promessi Sposi, quindi al successo definitivo del romanzo storico, del Bindungsroman, il romanzo di formazione, che è un po' il punto d'arrivo del romanzo dell'età romantica. Vi ricordate, partendo da Walter Scott, avevamo visto Ivanhoe, avevamo visto il romanzo storico che riprendeva le tematiche di questo medioevo romantico, poi si era evoluto, era arrivato addirittura i Promessi Sposi, che sì, erano ambientati in un passato più o meno idealizzato nel 600, ma avevano tutta una dimensione particolare, con Manzoni che aveva fatto tutto quel lavoro di ricerca storiografica, aveva analizzato le fonti e aveva costruito la vicenda verosimile dei suoi personaggi in una cornice storica molto precisa, molto ben definita. Adesso vediamo cosa succede subito dopo. Il movimento culturale più importante di questo periodo è il realismo, che si diffonde in Francia. La Francia è un po' la nazione che nell'Ottocento fa da capofila per la cultura ed è la prima nazione in cui qualche autore supera quelli che erano gli stilemi, i motivi di ricerca del romanticismo. Noi oggi parleremo di naturalismo francese, prima di parlare di naturalismo dobbiamo però parlare un attimo di realismo. Un po' forse potete aiutarmi voi perché vi avevo assegnato anche dei libri da leggere che fanno parte di questo clima culturale, però non mi ricordo più se li avevate scelti, erano tra quelli facoltativi. Ad esempio dobbiamo citare due autori come Victor Hugo e Honoré de Balzac. Qualcuno per caso, anche Stendhal volendo, qualcuno aveva letto qualcosa di questi tre? Allora, Stendhal scrive una serie di romanzi tra l'eroico, titanico, romantico e realistico, che prendono sempre spunto da vicende dell'età napoleonica, la Certosa di Parma, il Rosso e il Nero, forse ne avevamo parlato l'anno scorso in uno dei vostri approfondimenti, è ancora un po' precedente. Victor Hugo l'avevamo invece visto molto bene, mi ricordo, avevo fatto vedere anche il video del film della Disney, perché era l'autore di Notre Dame de Paris, cioè quel romanzo storico, romantico, che è ambientato alla fine del 1400 a Parigi e ruota intorno alle vicende del gobbo Quasimodo, della zingara Esmeralda, tutto intorno alla cattedrale di Notre Dame, che fa da sfondo a queste vicende. Victor Hugo scrive anche un'altra monumentale opera, sono circa 1000 pagine mi sembra, che si chiama Les Misérables, I Miserabili, dove vuole descrivere le condizioni di vita appunto dei più umili e anche la loro dimensione psicologica da un certo punto di vista. Vedete però che siamo sempre all'interno di un contesto romantico, con un impegno sicuramente civile da parte degli autori, ma che non si discosta molto da quello che è ad esempio il romanticismo di un Manzoni. Chi comincia a superare un po' questo modello è un altro autore che scrive in Francia in questi anni, si chiama Honoré de Balzac, che scrive una serie di opere che hanno come obiettivo quello di coprire tutte le sfaccettature della società, tutte le classi sociali, tutti i livelli. È un romanziere molto celebre, molto famoso, scrive tantissimi libri e ogni romanzo si occupa magari dell'aristocrazia, della borghesia di campagna, del medico condotto, della popolazione più umile, nella città, fuori dalla città e così via. Tutte queste opere insieme prendono il nome di Comédie humaine, in italiano commedia umana, perché Balzac vuole mettere in scena il genere umano in tutte le sue sfaccettature. Uno dei motivi che ritorna più spesso in Balzac è quello della celebrazione di Napoleone. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Napoleone l'anno scorso, vi avevo fatto leggere una paginetta da un romanzo
di Balzac, in cui c'erano i contadini tutti seduti intorno al fuoco nella stalla, e c'era il reduce delle campagne napoleoniche che intorno al 1830 raccontava: ah, quando c'era Napoleone, lui stava in mezzo ai soldati, lui veramente li capiva, era il pano. C'era questa dimensione anche qui un po' romantica, un po' idealistica. Però intanto comincia a delinearsi questa volontà di descrivere realmente, realisticamente, vari livelli della società. Fin qui tutto chiaro? Abbiamo visto, abbiamo ripreso cose che avevamo già visto, adesso proviamo a fare un passettino in più. Un autore di passaggio fondamentale tra romanticismo e quello che viene dopo è Gustave Flaubert, che si scrive Flaubert. Gustave Flaubert, che è famosissimo per un romanzo che si chiama Madame Bovary, e che comunque ha scritto varie opere molto importanti, ad esempio L'educazione sentimentale. Parto da Madame Bovary. Madame Bovary è un romanzo che potremmo definire in parte psicologico, in parte ancora romantico, realistico, in cui si raccontano le vicende di una giovane ragazza che si chiama Emma Rouault. Emma sposa un altro giovane che si chiama Charles Bovary e che di professione fa il medico condotto in una cittadina di campagna. All'epoca fare il medico condotto era anche un bel lavoro, nel senso, non era estremamente prestigioso, ma dava una certa agiatezza economica. Quindi Emma si trasferisce in campagna con questo Charles e diventa Madame Bovary. In francese Madame vuol dire signora. Quindi da Rouault, che era, si sposa e diventa la signora Bovary, cioè la moglie di Charles Bovary. Tuttavia Emma era sempre stata, fin da fanciulla, una sognatrice, una ragazza che amava leggere libri di avventure cortesi, di storie galanti, di romanticismo, e quindi sognava una vita vissuta al massimo, potremmo dire, no? Una vita piena di emozioni, di feste, di sentimento, e quindi la piattezza, la quotidianità di questa vita borghese di campagna la manda sostanzialmente fuori di testa. Non riesce più a sopportare la noia, l'ennui, potremmo dire in francese, questo sentimento di angoscia, di giornate sempre uguali, di poche possibilità di vita sociale, di emozioni, che vive in campagna con Charles, e quindi si sente totalmente persa. Tant'è che comincia a non sopportare più il proprio matrimonio, anche perché Charles, che è un buon marito, vuole bene a sua moglie, però non capisce la sofferenza della moglie e quindi anche il suo disagio. L'unica cosa che Charles capisce è che non è felice nel paesino di campagna dove si trova, e quindi qual è l'unica soluzione che si riesce a dare? Quella di trasferirsi in un altro paesino, però sempre di campagna, quindi sostanzialmente non risolve nulla il nostro Charles. All'interno di questa nuova cittadina di campagna, Emma conosce un giovane praticante di uno studio notarile che si chiama Leon. Se lo volete scrivere, accento acuto sulla E. Però sono sicuro che non so che pagina, perché è un'edizione diversa, ma sul vostro libro c'è la trama raccontata nel dettaglio, quindi la trovate. Grazie Carlo. Il nostro Leon, come Emma, non si sente affatto soddisfatto in questa condizione di precario tirocinante di uno studio notarile, e quindi non si riconosce anche lui in questa società borghese che non dà spazio alla sua iniziativa, alla sua volontà di grandeur, di una vita vissuta al massimo. Quindi sostanzialmente si trovano, no? E iniziano una relazione che in questa fase del romanzo è tuttavia totalmente platonica. Cosa vuol dire una relazione totalmente platonica? Astratta, ideale. Non c'è niente di fisico. Benissimo.
Per Emma questa relazione platonica è tuttavia uno strumento di fuga, di evasione dall'alienazione della sua vita quotidiana. È un modo per fantasticare, è un modo per sognare qualcosa di diverso, quindi lei è felice. Però anche questa esperienza con il sognatore finisce, perché è un sogno, no? Quindi Leon antepone la sua volontà di carriera, si trasferisce e finisce male questa relazione. Allora Emma, che ha provato questa droga, diciamo così, dell'evasione, non riesce più a tornare alla vita precedente e cade preda del classico Don Giovanni, cioè un ricco proprietario terriero di questa cittadina che si chiama Rodolphe, che la seduce, la inganna, no? Fa finta di essere anche lui un sognatore, una persona che non riusciva a ritrovarsi in quella società, che voleva di più, che la amava, le prometteva al mondo, eccetera, eccetera. Sapete come funziona? Lei ci casca con tutti e due i piedi, e in questo caso però la relazione è del tutto fisica, non c'è niente di spirituale. E quindi Emma comincia questa relazione, che ovviamente finisce malissimo appena Rodolphe si rende conto che Emma è noiosa, ha avuto quello che voleva, la abbandona così in mezzo a una strada, potremmo dire. Nel frattempo Emma però aveva cominciato a vivere una vita sopra le sue capacità economiche, soprattutto aveva fatto debiti, si era allontanata dal marito, insomma si stava un po' perdendo, e quindi si trova nettamente in difficoltà. Un incontro casuale con il nostro Leon fa sì che riscoppi la scintilla fra i due, con Emma che tenta di fuggire e a spostarsi nella cittadina di provincia più importante della zona della Francia dove si trovavano, che era Rouen, che si scrive Rouen con la U. Ma anche qui subentra la delusione. Insomma, sostanzialmente le condizioni economiche di Emma, oltre che quelle psicologiche, continuano a peggiorare sempre di più, fino al punto che Emma arriva alla vergogna totale, al disastro. Addirittura ha dovuto pignorare le sue proprietà, ha dovuto fare dei debiti insaldabili e quindi sostanzialmente cade in rovina. Qual è la soluzione? Giulia, dai, tu che l'hai letto. Sì, qual è la soluzione per Emma allora? Cosa fa quando si vede disperata, senza più possibilità? L'ho sentito, non so chi l'ha detto, ma è giusto. Si suicida. Va bene. Ok, era abbastanza logico. Si suicida. Giulia, ti ricordi come si suicida? Anche qui, in un modo non particolarmente coraggioso. Non è che prende una spada, si... Prende una medicina, un veleno, un farmaco in maniera eccessiva e quindi si avvelena sostanzialmente. Anche qui un tentativo di fuga dalla realtà, nel modo forse meno doloroso possibile, meno improvviso possibile. Quindi vedete la debolezza di questa donna. E la cosa divertente di questo finale di romanzo, se possiamo dire così, per un suicidio, è che il romanzo si conclude con il suicidio di Emma, ma il contemporaneo successo del farmacista, che si chiama Homais, che riceve la Legione d'Onore, che era la massima onorificenza francese, e c'è qui l'esaltazione del perfetto borghese stupido, ottuso, ma come possiamo dire, conformista, ecco. Quindi vedete che Flaubert scherza, mette in contrasto il suicidio di Emma con il successo del conformista. Ma Flaubert apprezza sicuramente di più Emma, che ha una profondità maggiore, un po' come Werther, vi ricordate? Ha una profondità ma una sensibilità maggiore, non si riconosce nella società. Invece Homais, che ha un cervello grosso così, ma è conformista e quindi si adegua ai canoni della società, vive il suo trionfo su come contraltare del suicidio di Emma. Questa è un po' la trama raccontata abbastanza nello specifico, ma mi serve per farvi capire un po' di cose. Siete riusciti a seguire? Benissimo, allora, due elementi di interpretazione.
Allora, penso ci sia anche sul vostro libro. Emma è contemporaneamente due cose. Da un lato è strumento e soggetto di critica nei confronti di che cosa? Secondo voi? Benissimo, brava Costanza. Nei confronti della società. Quindi, attraverso gli occhi di Emma viene criticata viene criticato il conformismo della società borghese francese dell'Ottocento. Tuttavia, e questo è un bellissimo gioco su più livelli di Flaubert che rende l'opera un capolavoro, la stessa Emma è oggetto di critica. Cioè Flaubert critica anche Emma, perché appunto vive una vita da sognatrice, non si rende conto della realtà, fugge dalla vita e sostanzialmente si rovina da sola. Quindi vedete che c'è un bellissimo gioco di incastro in cui Emma diventa soggetto e oggetto di critica nei confronti della società borghese e degli effetti che la società borghese produce sugli uomini. Quindi c'è un doppio livello. Qual è la... E qua è la premessa. Infatti adesso una bella freccetta sullo schema. Qual è lo strumento cardine che permette questo bellissimo e sottilissimo gioco? Il fatto che il narratore cambi un po' le sue caratteristiche rispetto al romanzo che siamo abituati a vedere. Non è più un narratore esterno onnisciente, onnipresente di Manzoni, che commenta tutte le vicende, perché altrimenti avremmo avuto un tono ironico come quello che aveva Manzoni, no? Con Flaubert che commenta e prende un po' in giro Emma, no? Per intenderci. In realtà Flaubert si nasconde. Cioè Flaubert come narratore esterno compare pochissimo e fa vivere tutte le vicende di Emma al lettore dal punto di vista di Emma, suscitando così un profondo straniamento, che è un termine tecnico fondamentale, straniamento, l'avevamo visto mi sembra l'anno scorso con Ariosto, sì, l'avete fatto con me, con Ariosto abbiamo visto lo straniamento, pensate a Bakhtin e al significato dello straniamento, le vicende di Emma e la società borghese sono descritte con gli occhi di Emma, quindi in un'ottica soggettiva, però prendendo spunto dalle vicende di Emma, il lettore avveduto può riflettere sulle conseguenze che la sua interpretazione porta. È chiaro? Adesso vediamo anche nel pratico come fa. Magari aiutatemi voi che avete l'edizione nuova. Io leggo due o tre frasette dal mio libro che però le ha scritte una pagina diversa. Secondo me tornano. Allora, c'è un paragrafo che si intitola La costruzione narrativa. Ce l'avete anche voi? Subito dopo Emma, strumento e oggetto di critica. Trovato? Benissimo. Allora, tramonta con il capolavoro di Flaubert il romanzo autoriale, fondato su un narratore onnisciente, personale palese, che regge visibilmente i fili della vicenda, intervenendo esplicitamente a spiegare, a commentare, a giudicare e a dialogare con il lettore. Vi ricordate la critica di Gramsci e Manzoni? Il burattinaio, no? Con Flaubert quel tipo di romanzo tramonta, non c'è più, non esiste. È qualcosa di diverso. Quindi tramonta il modello che era stato consacrato da Walter Scott, da Manzoni, da Balzac, da Stendhal, che aveva fissato un vero e proprio codice narrativo nella prima metà dell'Ottocento, come vi ho spiegato in questa mezz'oretta. In Madame Bovary il narratore si fa pressoché invisibile e rinuncia ai suoi continui interventi. In realtà non scompare del tutto, però non è così assillante come era stato Manzoni, ad esempio. La vicenda non è presentata dal punto di vista equidistante del narratore, ma da quello soggettivo e parziale dei personaggi.
Quindi vedete che il libro vi spiega bene quello che vi ho interpretato io. I fatti sono visti attraverso l'ottica del personaggio, come si riflettono nella sua sensibilità e nel suo giudizio. Quindi, qual è lo strumento narrativo in questo caso? È la focalizzazione. Cos'è la focalizzazione? L'avete fatta in seconda, vi ricordate? Nelle tecniche narrative esiste la focalizzazione, cioè mettere il focus su un personaggio. Se pensate a una cinepresa, a un film, quando si fa un primo piano, oppure quando si inquadra una scena dal punto di vista di un personaggio. La focalizzazione, da quale punto di vista? Dove sposto il focus? Ovviamente il punto di vista principale, non unico, è quello di Emma. Poi c'è quello ad esempio di Omé, che giudica Emma. Però comunque è tutto incentrato sui personaggi. È tutto chiaro fino a qui? Dobbiamo allora vedere qual è la tecnica principe che viene utilizzata da Flaubert per portare avanti questo gioco. Ed è una tecnica fondamentale che, vi prego, scolpitevi nella memoria, ci servirà quando faremo il verismo, fra poco. Non oggi, ma nelle prossime settimane. Si chiama discorso indiretto libero. Dovreste avere un microsaggio. Allora, voi fino a questo momento, a meno che lo abbiate fatto in tecniche narrative, in seconda, in antologia, avete visto soltanto due tipi di discorso: il discorso diretto e il discorso indiretto, giusto? Chi mi fa un esempio di discorso diretto? Non proprio. Pensa che siamo in prosa, Tito, è giusto, però... Due punti, bravissimo, esattamente, questo è il discorso diretto. Invece il discorso indiretto? Benissimo, ottimo. Quindi vedete che in questo caso si inseriscono delle preposizioni, cambiano i tempi verbali, cambiano le determinazioni temporali e viene tutto riportato alla terza persona. Chiese che cosa volesse fare, disse che voleva andare al bar, chiese se avevano desiderio di bere qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Molto bene. Che cos'è invece il discorso indiretto libero? Ciao Aldo. È un discorso che inizia come discorso indiretto, ma porta all'improvviso all'interno dei pensieri di un protagonista o di un personaggio, senza che ci sia la necessità di passare attraverso dei verbi di dire, di pensare, di esplicitare o segni di punteggiatura. Cioè all'improvviso noi siamo proiettati nella mente del personaggio. Forse vi sembrerà un po' astratta come definizione, ma adesso andiamo a vedere degli esempi e tornerà tutto chiarissimo. Qual è la caratteristica? Appunto che è libero. È un discorso indiretto, libero dall'introduzione di parole, preposizioni, punteggiatura, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che l'esempio che abbiate sul libro sia lo stesso. Allora, Giovanni si ricordò di Mario e pensò, devo telefonargli. Ce l'avete? Benissimo, questo è il discorso diretto, normalissimo. Giovanni si ricordò di Mario e pensò che doveva telefonargli. Questo è un discorso indiretto. Giusto? Giovanni si ricordò di Mario. Doveva telefonargli. Quel doveva telefonargli che cosa indica? Un pensiero di Giovanni, giusto? Quindi siamo trasferiti immediatamente nella mente di Giovanni. C'è qualcosa che ci dice Giovanni pensò che doveva telefonargli? No, è tutto implicito, è libero. E quindi noi
entriamo nella mente di Giovanni senza la necessità del passaggio intermedio. Questo è un esempio pratico. Adesso vi faccio vedere un esempio letterario, capite meglio. Subito sotto vi riporta 3 righe del Mastro Don Gesualdo di Verga, giusto? Ce l'avete anche voi? Egli invece non aveva sonno. E fin qui è il narratore che parla, giusto? Egli non aveva sonno, narratore esterno dice, non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore, anche qui esterno. Gli venivano tanti ricordi piacevoli, anche qui narratore esterno, giusto? 3 frasi con 3 punti molto semplici. Egli invece non aveva sonno, si sentiva allargare il cuore, gli venivano tanti ricordi piacevoli, punto, punto, punto. Ci siamo? Guardate cosa fa subito dopo. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle prima di fabbricare quel magazzino, punto esclamativo. E ne aveva passati dei giorni senza pane prima di possedere tutta quella roba, punto esclamativo. E queste 2 frasi che cosa sono? Sì, ma chi parla? È sempre il narratore esterno? È il crudo pensiero del personaggio. L'avete colto il passaggio? Allora, prime 3 frasi, egli invece non aveva sonno, si sentiva allargare il cuore, gli venivano tanti ricordi piacevoli, potrebbe essere qualcuno che racconta di Mastro Don Gesualdo, no? E poi, ne aveva portate di pietre sulle spalle, ne aveva passate, eccetera, eccetera, eccetera. Un discorso indiretto normale sarebbe stato: Mastro Don Gesualdo pensava a quante pietre aveva dovuto portare prima di arricchirsi, a quante notti insonni o quanti giorni senza pane prima di possedere tutta quella roba. Qua viene tolto pensava che. Vi sembrerà una piccolezza, in realtà fa tutta la differenza di questo mondo, perché sostanzialmente permette di eliminare il filtro, il passaggio autoriale, e quindi permette tutta quella serie di meccanismi che abbiamo spiegato prima con Flaubert. Vi dice ancora il vostro libro, e questo è utile, ricordatevelo, un metodo empirico ma infallibile per riconoscere un discorso indiretto libero è trasformarlo in forma diretta, passando dalla terza alla prima persona e mutando i tempi verbali, dimostrativi, gli avverbi di tempo e di luogo. Quindi, se noi riusciamo a trasformare dalla terza persona alla prima persona e funziona, allora quello è un discorso indiretto libero. Quindi in questo caso verrebbe: ne ho portate di pietre sulle spalle prima di fabbricare quel magazzino e ne ho passati di giorni senza pane prima di possedere tutta quella roba. Torna? Sì. E quindi questo, all'imperfetto, terza persona, è un discorso indiretto libero. Sottolineate magari quest'ultima frase: se è possibile questa trasformazione, si è sicuri di essere in presenza di un discorso del personaggio espresso in forma indiretta libera. Quindi, ricapitolando, per dare una definizione un po' più concreta rispetto a quella che vi ho dato prima, che cos'è il discorso indiretto libero? È un espediente retorico formale che permette di presentare senza alcun filtro un discorso del personaggio che lo esprime in maniera libera, indiretta, senza l'intervento autoriale dell'autore.